Te Umberto. Sì, comandante, intanto buongiorno e ben ritornato qui su Radio Fantastica. Quali buongiorno. I particolari di questa operazione? Sì, stiamo eseguendo 15 misure cautelari personali nei confronti di soggetti di Palermo e di Napoli. Riguarda un'organizzazione strutturata sul territorio che da lungo tempo effettuava traffico di sostanze di tabacchi lavorati esteri, pianificandolo in maniera certosina, dapprima trasportando attraverso l'utilizzo di auto a noleggio e successivamente con l'avvento del Covid utilizzando una ditta di spedizione che ovviamente era ignara, e quindi trasportando i pacchi a destinatari di fantasia che però poi venivano recapitati presso il magazzino palermitano. È un'operazione abbastanza importante che sottolinea ancora una volta il collegamento tra via terra, tra il territorio campano e quello palermitano per la diffusione di sigarette. Comandante, ciò dimostra che comunque il contrabbando di sigarette, specialmente nell'area del palermitano, continua a essere un affare di non poco conto? Sì, in effetti è esattamente così. Questa è la dimostrazione che il traffico continua e anche, nonostante l'emergenza Covid, si è comunque immediatamente adattato ed evoluto e non ha mai diminuito il proprio traffico, nel senso che i trasporti ci sono sempre stati, il volume è sempre stato quello precedente. A chi erano rivolti questi illeciti, cioè i tabacchi che venivano importati, che venivano trafficati, a chi erano rivolti, dove venivano venduti? No, i tabacchi poi venivano, era una fonte di approvvigionamento per le bancarelle cittadine, quindi la vendita al dettaglio era prevalentemente nelle zone classiche, Oreto Stazione, Borgo Vecchio, Brancaccio, Lo Zenne, quelle classiche dove insomma vengono vendute sigarette di contrabbando. È stato chiarissimo. Grazie ancora al comandante Alessandro Coscarelli del gruppo di Palermo della Guardia di Finanza per questi particolari. Grazie ancora e buona giornata. Grazie a voi.